In una stagione nella quale ogni commento deve tener presente che si parla al netto di squadre che devono ancora recuperare diverse partite, oppure che devono recuperare partite che erano già state recuperate, Cuneo e Entella. Oppure ci sono società che probabilmente verranno radiate, propria scienza, che è già stata messa in mora, non sappiamo, è molto probabile, anzi, che l'Arezzo mercoledì prossimo non debba giocare, e questo comporterebbe l'azzeramento di tutti i punti che le altre hanno già conquistato contro questa squadra, il 5-0 della Carrarese di domenica scorsa. La squadra Amaranto occupa una non onorevolissima ma insperata e fantastica terza posizione. Beh, ecco, al netto di tutto questo dobbiamo però dire che l'Arezzo può recriminare sui punti persi in questo cammino, persi soprattutto nelle ultime, persi malamente nelle ultime giornate, tant'è che guardandoci un po' indietro possiamo dire che a Novara abbiamo regalato 2 punti proprio negli ultimi 30 secondi. Con la Carrarese in casa, dopo aver strameritato nel secondo tempo un erroraccio al 90esimo di uno dei giocatori più esperti, Pelagatti, ha permesso alla Carrarese di imbastire l'azione del pareggio. La vittoria di Piacenza ha risollevato in maniera esponenziale gli entusiasmi della squadra e della tifoseria, e domenica in casa ci abbiamo messo del nostro, ma ci ha messo qualcosa anche l'arbitro. Ci abbiamo messo del nostro perché Basit, che fino a quel momento aveva giocato comunque una buona partita, ha preso le 2 ammonizioni in contrasti, falli a centrocampo, che hanno lasciato l'Arezzo in 10 già all'ottavo minuto del secondo tempo. Beh, Basit è stato molto ingenuo, come lo è stato anche in altre situazioni, Siena per esempio, e aiutato da un arbitro che in questa situazione è stato non severo, ma possiamo dire ultra severo. Subito dopo l'erroraccio di un giocatore che è uno dei pilastri, anche questo, della difesa, il portiere Pelagotti. Portiere che fa delle grandissime cose, però purtroppo quando sbaglia il portiere non c'è modo di rimediare. Se sbaglia un attaccante, poi dopo l'altro fa la rete, si riesce a fare qualcosa di buono e comunque ha più occasioni. Il portiere, l'errore del portiere è il gol, e il pareggio della Propatria può essere ascritto ad un'autorete di Pelagotti. 2 punti regalati in 10, e poi dicevamo dell'arbitro, ci ha messo del suo, ci ha messo del suo non dando un rigore che dalle immagini che abbiamo, da quello che abbiamo potuto vedere in diretta, sembrava nettissimo, perché anche se noi siamo lontani, l'arbitro era a pochissimi metri. Dall'ottima posizione dell'arbitro però ha fatto sì che avesse probabilmente visto male, perché anche nelle riprese televisive sembrerebbe che il fallo sul giocatore Amaranto ci stesse tutto. È vero che poi, come insegna le noci, il rigore calciato però deve essere segnato, e la Propatria aveva invece malamente sciupato l'occasione di poter vincere la partita. Tutto questo fa sì che domenica la partita contro l'Alessandria sia per l'Arezzo fondamentale, non tanto da un punto di vista, secondo me, di classifica quanto di morale. La vittoria contro i grigi alessandrini deve essere la prova di maturità di una squadra molto giovane. Anche domenica è scesa in campo subito con 4 under contro 1,5 dei 2 della Propatria, che aveva una squadra come anche le altre, tipo anche la Carrarese quando è venuta ad Arezzo, molto di giocatori molto più esperti, da un punto di vista appunto proprio sia di esperienza che di età anagrafica. Però
Con questo noi attendiamo domenica alle 14:30 a Città di Arezzo questa ulteriore prova e contenti comunque, anzi estremamente soddisfatti del campionato che sta facendo la nostra squadra.